Allora, volevo farvi vedere una cosetta. Ho costruito sul tubo di mandata qui del carburante, in questo caso del diesel. Questo è un motore Nissan 2002 turbo diesel. Ho montato la bobina di Bach. Eccola qua. Ci sono le spire. Non so se si riescono a vedere perché l'ho diciamo chiusa con il nastro. Comunque ci sono circa 24-25 spire intorno al tubo di mandata, quello che poi va diretto agli iniettori. E niente, poi ho unito gli estremi, il blu col nero, il nero con il blu, e l'ho fermato il tutto con il nastro e l'ho rimontato. Allora io sinceramente ho trovato dei cambiamenti, a parte che la macchina in moto sembra benzina, adesso ve la faccio sentire. Ha proprio cambiato rumore la macchina. Anche in partenza è più fluida. Sentite questo motore. Non so se rendo l'idea, eh? Guardate i chilometri, a 367.000 km. Sembra un motore benzina, va benissimo. Io ho messo 20 euro e ho riscontrato giusti giusti 20 km in più rispetto al normale. Io ci facevo circa 90 km per 10 euro di gasolio, presso a poco il gasolio è 1,48 euro. 1,47 euro, 1,48 euro, quello lì. Oggi ho messo 20 euro, ho fatto la bellezza di 200 km e la lancetta stava perfettamente come stava quando ho messo la benzina, cioè appena si è accesa la spia della benzina in pianura e tutto quanto, io ho riscontrato 20 km in più. Quindi poi oltretutto la macchina la sento proprio più fluida. Cammina molto meglio e fa molto meno fumo. Ragazzi, io ve la consiglio. Una stupidaggine, si chiama bobina di Bach. Potete anche vedere il funzionamento su YouTube. Andatela a vedere, ve lo consiglio. Ok? Un saluto.